Allora, è più che mai fondamentale per comprendere Platone il rapporto tra filosofia e mito, eh? Filosofia e mito. L'argomento di oggi, ragazze e ragazzi, è questo. Platone scrive tanto, Platone scrive 35 dialoghi e 13 lettere, 35 dialoghi e 13 lettere. Scrive sotto forma dialogica perché è la forma di scrittura più aperta, più dinamica, è la forma di scrittura più filosofica. Da buon allievo di Platone, da buon allievo di Socrate, Platone ribadisce la centralità dell'oralità. La filosofia è oralità, è dialogo orale. La filosofia è intreccio dialogico, intreccio dell'anima. Ma a differenza di Socrate, decide anche di scrivere per lasciare testimonianza delle sue lezioni, delle sue teorie agli allievi dell'Accademia. E scriverà dunque tanto, ma scriverà sotto forma dialogica, perché il dialogo è la forma di scrittura più aperta, il dialogo è la forma di scrittura che più si avvicina al dialogo orale. Il dialogo scritto è in continuità col dialogo orale, nonostante la filosofia più autentica, più vera, più feconda sia quella dell'oralità viva. L'oralità viva è insuperabile, ma a fianco dell'oralità viva è possibile anche una forma di scrittura aperta e viva, e questa è quella dialogica. I dialoghi li possiamo dividere in dialoghi giovanili, in scritti giovanili, in dialoghi della maturità e in dialoghi della vecchiaia. Gli scritti giovanili, i dialoghi giovanili, di cui già abbiamo letto l'Apologia di Socrate e di cui Serena sta leggendo appunto il Critone, sono dialoghi in cui prevale, potremmo dire, il rapporto con Socrate, in cui vi è una continuità col pensiero di Socrate, incrociando anche le fonti. Perché il protagonista di tutti i dialoghi di Platone è Socrate, cioè Socrate è il protagonista. Platone fa parlare in tutti i suoi dialoghi Socrate. Platone dà il ruolo di protagonista in tutti i suoi dialoghi a Socrate, che di volta in volta dialoga, si confronta, si scontra con altri letterati, filosofi, pensatori, uomini politici. Ma nei dialoghi giovanili, quel parlare di Platone per bocca di Socrate è molto vicino al pensiero di Socrate. In realtà c'è già molta anche, no, teoria platonica, ma c'è una continuità Socrate-Platone, Platone-Socrate negli scritti giovanili che non c'è più negli scritti della maturità della vecchiaia, in cui prevalgono le teorie di Platone. Gli scritti della maturità sono scritti in cui emergono le teorie di Platone, il punto di vista di Platone, la visione di mondo di Platone, e negli scritti della vecchiaia ancor più emerge la revisione platonica anche di alcune sue teorie, emerge più che mai un ripensamento di alcuni grandi temi politici, metafisici, cosmologici. E dunque la lontananza di Platone da Socrate nel Platone della vecchiaia è evidente. Dunque, scritti giovanili più vicini a Socrate, scritti alla maturità c'è un allontanamento, c'è la teoria ormai da Socrate, c'è una teoria originale di Platone, originale ma che tiene sempre dentro la sua pancia tanto sapere letterario, filosofico, precedente, contemporaneo, e poi gli scritti della vecchiaia ancora di più, no? Scritti di revisione dello stesso pensiero di Platone. Gli scritti giovanili che vi chiedo di ricordare sono ovviamente l'Apologia di Socrate, il Critone, e poi direi il Cratilo, che vedremo, e poi il Gorgia, va bene? Il Gorgia, scritto importante, e poi il Protagora, che anche vedremo. Dunque, l'Apologia di Socrate, il Critone, il Gorgia, il Cratilo, il Protagora, sono alcuni dei scritti giovanili in cui Platone riprende i temi anche di Socrate. Il tema della virtù, il tema dell'insegnabilità della virtù, il tema del linguaggio, tutti temi veramente molto importanti. Secondo periodo, gli scritti della maturità, sono gli scritti capolavoro di Platone, sono il Menone, il dialogo appunto sulla conoscenza, e poi il Fedone, il dialogo sull'anima, il Simposio, il dialogo sull'amore, la Repubblica, il dialogo sulla giustizia,
sulla conoscenza, e il Fedro ancora un dialogo sull'anima e sull'amore. E li vedremo tutti, questi dialoghi li vedremo tutti, è il Platone più probabilmente anche affascinante, il Platone da cui bisogna partire per capire profondamente cosa sia il platonismo. Poi gli scritti della vecchiaia, il Parmede, il Teteto, il Sofista, il Filebo, il Timeo, il Crizia, le leggi. E noi vedremo soprattutto il Timeo e qualcosa delle leggi e del Filebo. Che ripeto, no, il Parmede, il Teteto, il Sofista, il Politico, il Filebo e ancora il Timeo, il Crizia, le leggi. E poi anche le lettere, molte lettere, tra cui la lettera settima che avete già appunto letto come compito per oggi. A fianco alle teorie scritte presenti nei dialoghi di Platone, ci sono anche le teorie non scritte. Le teorie non scritte. Abbiamo delle testimonianze che ci dicono che Platone aveva elaborato anche delle teorie che non ha riportato nei dialoghi, le teorie non scritte, tutte tendenzialmente ruotanti intorno al bene, discussioni intorno al bene, il bene sommo. Che cos'è il bene sommo? L'idea di bene. Platone è il teorico delle idee, esistono delle idee al di là del cielo, iperuranio, che sono dei modelli, archetipi di perfezione, le idee, e c'è il sommo bene. Ecco Alessandro, il sommo bene, un bene non relativo, un bene modello che tutti devono seguire, a cui bisogna avvicinarsi per superare il relativismo dei sofisti, che è quello che ha portato Socrate a essere giudicato corrotto. Il relativismo porta a una differenziazione politica e morale che può portare dunque anche alla corruzione, alla violenza. Non è tutto relativo in ambito morale e politico, perché per Platone c'è il bene e c'è il giusto, non c'è quello che è bene per me, bene per te, quello che è giusto per me non lo è per te e viceversa. C'è il bene e c'è il giusto. Dunque i dialoghi dell'oralità, forse le dottrine non scritte, i dialoghi rimasti non scritti, le teorie appunto non scritte ruotano intorno al bene, all'idea di bene. E ci sono degli studi anche proprio nel Novecento che vanno in direzione dei dialoghi. Delle dottrine non scritte, dei dialoghi non scritti, che vogliono recuperare il tema dell'oralità, della dialettica, la dialettica, no? La dialettica per Platone, la dialettica del bene, dell'uno e del molteplice, dialettica, che vuol dire appunto confronto, scontro, il mondo come risultante di uno scontro tra uno e due, tra uno e molteplice, recuperando quel Pitagora che dal punto di vista anche cosmologico è un punto di riferimento di Platone. Che cos'è la filosofia per Platone? La filosofia per Platone è indagine finalizzata alla verità. Il filosofo marcia verso la verità, indaga la realtà per capirne la verità. La filosofia per Platone è una filosofia globale, è una filosofia per comprendere la realtà. È una filosofia conoscitiva, è una filosofia etica, politica, è una filosofia metafisica, perché il fondamento filosofico di Platone è metafisica, metaphysis, va al di là della natura la filosofia di Platone, perché c'è un mondo al di là del nostro, che è il mondo delle idee, di cui il nostro mondo è copia, lo vedremo la prossima lezione. Dunque c'è in Platone questo slancio, la filosofia della globalità, della conoscenza, della politica, una filosofia religiosa, etica, ma il punto focale è la politica. Platone vuole utilizzare anche la filosofia per fondare una città, per fondare una città giusta. Dunque il focus politico, il punto di vista politico, abbiatelo sempre bene a mente, che è quello intorno a cui si muove il filosofare di Platone. Anche l'amore è politico, perché ci si ama di più e meglio, si è felici in una città ben governata, perché i sentimenti, le emozioni di amicizia e di amore possono essere meglio praticati, professati, vissuti in una città giusta, anziché una città governata in maniera corrotta da tirannide e da violenza. Dunque, è una filosofia della globalità finalizzata alla politica, dentro cui ci sono appunto, vi dicevo, fondamenti metafisici, la teoria delle idee, fondamenti etici, fondamenti appunto gnosiologici. C'è dunque un Platone filosofo della totalità, è filosofo della totalità.
Questo aspetto veramente molto, molto importante. E tutte le strade filosofiche partiranno da Platone, va bene? C'è chi sostiene, Whitehead, no? Gli Asper, tanti filosofi hanno ribadito che tutte le strade filosofiche partono da Platone. E dunque fare filosofia non è nient'altro che platonizzare, potremmo dire. Cioè portare avanti i grandi temi sollevati da Platone. Ma c'è una particolarità in questa filosofia della razionalità, in questa filosofia intrisa di pitagorismo. C'è una particolarità in questa filosofia volta alla ricerca del vero, ambiziosa è la filosofia di Platone. È altissima la fidelità platonica, è la verità. Ebbene, in questa filosofia dialogica, metafisica, gnoseologica, politica, in questa filosofia razionale, in questa filosofia che deve elevare l'uomo, in questa filosofia della verticalità, perché Platone vuole elevare l'uomo verso il mondo delle idee, l'uomo dall'essere ingiusto, giusto, dall'essere brutto a essere bello, no? Bello nell'anima, bello del corpo, Platone è un amante della ginnastica, il corpo bello per poi passare all'anima bella. Fare matematica per diventare belli, fare astronomia per diventare belli, perché ragazzi, vivere da belli è meglio che vivere da brutti. La bruttezza è la più grande condanna. Ragazzi, la bruttezza dell'ignoranza, la bruttezza della mediocrità, essere brutti è una condanna. Voi dovete essere belli, avete 17 anni, 16 anni, voi dovete ambire alla bellezza. E non rimanere alla mediocrità. Avete dei pomeriggi, delle giornate, dei mesi da vivere, vivete da belle persone, cercando la bellezza e non rotolandovi nel fango della mediocrità. Platone, verticalità vuol dire questo: elevarsi con quello che leggete, con i posti che andate a visitare, quando potete tornare ad uscire, con quello che osservate in rete, con quello che guardate su Instagram. Instagram è pieno di cose anche belle. La TV è piena di cose belle. Tocca a voi elevarvi alle cose belle e non rimanere nella mediocrità. Perché la mediocrità, sapete cosa, che effetto ha? Ha un effetto coinvolgente. Ti prende. Mediocrità non chiede impegno. Mediocre oggi, più mediocre domani, più mediocre dopodomani. Più brutto oggi, più brutto domani, più brutto dopodomani. Perché la bruttezza è un peso che mettete alle caviglie, vi buttate in mare e la bruttezza vi fa annegare. Vi buttate in mare la mediocrità, entrate a scuola da mediocri, studiate poco, non intervenite, ma chi se ne frega. Uscite con i vostri compagni e le vostre compagne, ma sì, gli altri vogliono fare questo, vabbè, faccio anch'io, ma chi se ne frega, vabbè, accetto, vabbè, c'è questo in TV, vabbè, c'è questo. La bruttezza ti porta alla questione di assuefazione. Invece al bello non si è mai assuefatti, perché si vuole sempre più qualcosa di bello. Voi non volete sempre più il brutto, vi adeguate al brutto. E il brutto è veramente un ospite inquietante, perché quando il brutto si imposta nella vostra vita, volete le cose brutte. Le volete perché tanto è così, è così, è così, è così. E a un certo punto vi adagiate nel brutto, il bello invece dice bello, più bello, più bello, più bello. Questo è Platone, è il filosofo della bellezza che va raggiunta, perché la bellezza va inseguita. Non va, la bellezza spesso non ce l'avete di fronte a casa, dovete uscire dal giardino di casa, andare a cercare. Poi alcuni di voi sono fortunati, hanno già in casa la bellezza, guardano dalla finestra, c'è la bellezza, sono metafore ovviamente, è chiaro. Altri invece la bellezza non ce l'hanno fuori dal balcone, fuori dalla porta, fuori dalla finestra o in casa, dovete cercarla. E per far tutto ciò, per fare questa filosofia, per elaborare questa filosofia, Platone utilizza i miti. I miti, cosa sono i miti? I miti sono dei racconti. Sono dei racconti. Platone è il più grande comunicatore del passato, dal punto di vista filosofico. Scrive miti, descrive miti, racconta miti. Sono dunque dei racconti inventati, presi anche dalla tradizione greca, anche da tradizioni orientali, racconti che lui utilizza per spiegare la sua filosofia, li utilizza perché ricchi di immagini, perché rendono più intuitiva una dottrina.
Il mito per Platone non è un racconto fantastico, non è il Signore degli Anelli, non è la saga di Star Wars. Anche se sono presenti elementi filosofici in Signore degli Anelli, pensate al tema del bene e del male, il tema dell'anello invisibile, il tema della corruttibilità. Va bene? È un capolavoro il Signore degli Anelli, ragazzi. Gli uomini, i nani, gli elfi non riescono a gestire gli anelli perché sono avidi a un certo punto. Danno il da portare il. L'anello alle creature più buone e miti che sono gli hobbit, e tra le creature più buone e miti non c'è tra l'altro Frodo che è l'assoluto protagonista, ma alla fine anche Frodo è stato tentato ed è il suo scudiero, sembra un po' Don Chisciotte, Sancho Panza, il suo amico è appunto Senvise Gange. Che a un certo punto riuscirà a tenere l'anello perché è puro. C'è filosofia sugli anelli, sì, c'è filosofia in Star Wars, certamente. Anche qua il tema dell'equilibrio interiore, il tema del male che diventa una tentazione, che ti erode. Ma sono racconti fantasy di fantascienza. Fantasy, tendenzialmente. No, il mito del Platone non è fantasy. Ha degli elementi di racconti che possono anche diventare fantasy fantastici, ma è intriso di razionalità. Aspetta, è intriso di razionalità. Ci sono dei racconti inventati con elementi fantastici, ma la cui struttura poi è razionale, serve a farvi comprendere un problema: il bene, il male, la giustizia, l'anima, il comportamento, appunto, la conoscenza. I miti diventano metafore per poter capire meglio una teoria filosofica complessa. Dunque, che cos'è il mito? Un racconto fantastico inteso di razionalità? Un racconto inventato inteso di razionalità, finalizzato alla comprensione delle teorie filosofiche di Platone. Dunque, ha una funzione propedeutica. Il mito ti prepara a, propedeutico, alla comprensione di. Dunque, una tecnica didattica espositiva gigante, è un espediente. Il mito affascina. State a ascoltare un racconto. Le orecchie ascoltano, la mente produce, rende vive quelle immagini. Gli occhi vedono cose che non ci sono con il mito. Gli occhi vedono cose che non ci sono. Questo è. E Platone, eh? Questa è la funzione del mito, propedeutica, dunque preparatrice, il mito preparatore, funzione preparatrice alla comprensione delle teorie filosofiche complesse. C'è anche una seconda lettura del mito, questa è un'interpretazione filosofica elaborata solo da Heidegger nel 1900, un filosofo tedesco dell'esistenzialismo tedesco, grande conoscitore di Platone e di Aristotele, grande studioso di Platone, Aristotele e di Nietzsche. E Heidegger dirà: il mito va dove il linguaggio non riesce ad andare. Quando vengono meno le parole, quando le parole non sono sufficienti, non sono adatte per spiegare una cosa, arriva il mito e il mito produce un'immagine. Ragazzi, a volte un'immagine dice più di tante parole. Quando vi avevo fatto fare una fotografia è un'immagine, il mito produce immagini, i miti ricchi di immagini riescono a comunicare qualcosa che le parole non riescono, dunque il mito è un arricchimento della parola, quando la parola tace, quando la parola è insufficiente, lì sboccia, sorge il mito, questo è Platone. Dunque i miti sono profondi, sono ricchi, ricchi di rimandi, ricchi di significati, i miti sono fertili, fecondi, i miti sono dei viaggi. Raccontare un mito vuol dire fare un viaggio, raccontare un mito vuol dire partire con Platone alla scoperta, alla conoscenza, no? Di problemi, di grandi questioni. I miti sono suggestivi, ecco. Platone, io ormai lo definisco sempre così. Un grande sceneggiatore. Oggi sarebbe ambito da Hollywood, dagli studi della Marvel, di Star Wars, da Netflix, Amazon Prime. Tutti vorrebbero Platone perché scrive dei racconti di una ricchezza e una profondità che hanno di fatto arricchito la cultura mediterranea, greca, occidentale e mondiale.